Sport pallavolo all'indomani della vittoria piena a Cisterna contro la Top Volley, Rasir si prepara alla prossima sfida al Palabarton con Trento. Luca Pisinicca. Dopo una sconfitta è sempre buono ripartire con una vittoria netta così. Sapevamo che era una partita un po' strana perché loro appunto sono ultimi ma hanno una potenzialità davvero alta, quindi bene così. Missione compiuta in casa Sir, quella di chiudere il 2020 tornando al successo contro l'ultima della classe, la Top Volley Cisterna del grande ex Boban Kovac. C'è la squadra di Vita Leinen, non si è infatti concessa alcun calo di tensione, anzi ha approcciato alla grande la sfida, mostrando il solito devastante Leon e un Atanasievic tornato quasi sui livelli pre-infortunio. Ci vuole un po' di tempo per abituarmi a essere in campo. Sono stati 7-8 mesi veramente duri, adesso ho parlato anche con Drago, stiamo cercando la palla giusta e penso che siamo sulla strada buona. Purtroppo non c'è tanto tempo, già fra 7 giorni si gioca di nuovo, ma ecco, sono fiducioso. Il netto 3-0 sui Pontini è già in archivio e all'orizzonte domenica 3 gennaio si intravede un altro big match casalingo, dopo quello contro Civitanova. E adesso pensiamo subito a un bel derby contro Trento, la partita per noi più importante della stagione, perché se la vinciamo possiamo anche praticamente chiudere il record qualsiasi. Siamo al riepilogo, università per stranieri.